Rox! Così va meglio! Rox, guarda qui! Ciao, 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 ciao! Andiamo a fare il modello? Dopo il primo spot di Rox, oggi io, Casey e Craig lo stiamo portando alla sua prima audizione per fare il modello. Se andrà bene, questo potrebbe cambiare il suo futuro per sempre. Bello! Spezzerai dei cuori oggi? Macchina! Rox, fai il grande modello! Grande macchina! Sei il mio modello! Boop. Guardate com'è bello il mio figlioccio! Lo vedo sui cartelloni pubblicitari di tutto il mondo e se fossi io a decidere, sarebbe sulla copertina di Vogue il mese prossimo. Oh, ragazzone che si mette al suo posto da grande! Ciao, cara! Devi allacciare le cinture, Craig! Dov'è il mio seggiolino? Eccoci! Eccoci qui! Sei emozionato, Rox? È il tuo debutto! Voglio che sia divertente, voglio che sia una buona esperienza. Non mettiamogli troppa pressione. Alcuni bambini guadagnano centinaia di migliaia di sterline dalle campagne. Rox comprerà una casa quando avrà 18 esatto, anni. Esatto, Casey. Questo potrebbe essere un giorno che gli cambierà la vita. Voglio davvero che Rox entri in questo mondo perché potrebbe prepararlo per il suo futuro. Potrebbe fare un sacco di soldi che può mettere da parte. Oh, facciamo questo gioco. Wow, 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 wow. Sei pronto, Rox? Siamo appena arrivati e anche se voglio che Rox si diverta, vorrei comunque che venisse preso perché questo significherebbe molto per il suo futuro, quindi sono un po' nervosa. Sei pronto? Sei pronto per il tuo primo shoot? Andiamo. È elegante, vero? Guarda che pettinatura. È così carino, vero? Wow! Ciao! Ah. Ciao! Come stai? Bene! Questo è Rox! Ciao! È stupendo! Questa è una grande audizione per Rox e se ottiene il lavoro ci immagino già a Milano, New York, Parigi. Invieremo una cartolina a Casey nel caso. Come mai avete pensato di fargli fare il Tutti modello? Tutti continuavano a dirci di fargli fare il modello, ma mi sembrava che fosse così piccolo. Mentre ora potrebbe avere l'età giusta per cominciare. Sì. Che ne dici? Sì, anche se per te è un lavoro più duro. Sì, perché devi correre dappertutto con lui. Ciao! Sei un talento, vero? Rox si comporta benissimo, ma ha appena bevuto un sacco di succo. Chissà cosa può succedere e non voglio che pensino che non hai il carattere giusto per fare questo lavoro. Ehi là, che cos'è? Chi è? Vuoi uno? Rox sta correndo, si sta divertendo tantissimo. Ha un piccolo fenicottero in mano, ma non so per quanto tempo resisterà prima di perdere interesse. Rox! Così va meglio. Rox, guarda qui. Stiamo facendo il possibile per fargli fare le foto. Oh no. Rox, dov'è la mamma? Bu. Bu. Un'altra volta. Rox ne ha abbastanza. È stato bravissimo al suo primo servizio fotografico, ma non so se basti per l'agenzia. Preferisco che sia così, piuttosto che essere spaventato, capisci? Sì, sì, voglio dire... Non mi sembra intimidito dalla telecamera, quindi è un buon segno. Certo. Oh, bene, grazie per averci chiamati. No, grazie per essere venuti. Voglio dire, sì, è stupendo. Ha sicuramente un potenziale come modello. Ah, fantastico. L'avremmo preso all'istante. Che bello. È un piccolo modello perfetto. Ce l'ha fatta, è stato bravissimo. Sono orgoglioso di lui e i soldi che potrà fare gli daranno un po' di vantaggio nella vita. Grazie mille, sei stato bravissimo.